Antonello è un avvocato che ha partecipato al viaggio di inchiesta giudiziaria organizzato dall'ASGI lo scorso giugno. Anche durante la campagna Over the Fortress, una parte di operatori legali che hanno partecipato alla marcia fino ai domeni hanno scelto poi in una giornata di andare a vedere come funziona il meccanismo di procedura per la richiesta d'asilo in Grecia e verificare quali sono le condizioni dei campi militari. Dopo appunto lo sgombero di domeni dell'Ecocamp e degli altri campi informali, tutte le persone sono state deportate, parliamo più di 12.000-13.000 persone, nei campi governativi militarizzati. Noi abbiamo, come diceva Tommaso, anche attraverso Melting Pot dato la testimonianza di come diciamo, è il sistema, come non funziona quel sistema d'accoglienza, quali sono le condizioni indegne di dei campi. Però chiaramente l'ASGI con questo nuovo viaggio, con questo sopralluogo giuridico, ha ricercato elementi che andassero a capire se effettivamente questi campi permettono poi di accedere alla procedura di richiesta d'asilo e cosa è successo dopo il 20 marzo, quindi dopo l'inizio della procedura dettata dall'accordo, da questo vergognoso accordo fra l'Unione Europea e la Turchia. Quindi crederei, Antonello, se ci può spiegare cosa hanno visto che sono stati poi sia nel nord della Grecia, ma sia nelle isole, e hanno proprio fatto un sopralluogo a 360 gradi della situazione in Grecia. Grazie. E innanzitutto grazie per l'invito. Sì, noi come ASGI siamo stati appunto circa 3 settimane fa. Siamo stati in Grecia, abbiamo fatto questo diciamo, primo passaggio perché volevamo appunto capire come il laboratorio greco, per restare appunto all'inquadramento della questione così come lo stiamo facendo questa sera, come nel laboratorio greco andava concretamente ad applicarsi questo accordo, che è l'accordo tra la UE e la Turchia, alla luce anche di quella che è la normativa interna della Grecia che regola le procedure d'asilo. È stato sicuramente un primo passaggio perché riteniamo che sarà opportuno ritornare entro la fine dell'anno, proprio perché in questa fase a noi sembra, dai dati che abbiamo a disposizione, che la situazione deve ancora definirsi in maniera chiara e che i tempi delle procedure saranno estremamente lunghe, si parla di un anno, almeno di un anno e mezzo. Ma diciamo, per comprendere meglio quello che sta succedendo concretamente è opportuno fare un inquadramento generale, nel senso che l'accordo tra UE e Turchia è un accordo che non è stato recepito da nessun paese dell'Unione Europea, né tantomeno dalla Grecia. Nessun parlamento nazionale ha recepito questo accordo, né tantomeno lo ha recepito il Parlamento europeo. E questo accordo stabilisce un principio molto, molto semplice, cioè che la Turchia può essere considerato, da un punto di vista tecnico, poi nell'applicazione dell'accordo abbiamo visto, e vi dirò subito perché la cosa è ambigua, primo paese d'asilo o comunque. Per i siriani in questo in particolar modo, primo paese in cui fare domanda d'asilo in quanto paese sicuro, o paese terzo rispetto all'Unione Europea, che garantisce quindi uno standard di diritti fondamentali quantomeno equivalenti a quello della Grecia o di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea. Che detta così fa anche un po' ridere perché voi sapete meglio di me qual è la situazione dei diritti fondamentali in Turchia, nel senso che in Turchia ci sono delle minoranze cittadine turche che non hanno la garanzia dei diritti fondamentali, quindi potete immaginare se questa garanzia dei diritti fondamentali concretamente possa essere riconosciuta ad uno standard qualitativo equiparabile a quello dell'Unione Europea ai richiedenti asilo, ad esempio, provenienti dalla Siria. Cioè, voglio dire, da questo punto di vista siamo di fronte sostanzialmente a, come è stato appunto detto, a un'esternalizzazione della possibilità di richiedere asilo,
in particolar modo per quanto riguarda le persone che provengono dalla Siria. Come si vuole dire in una battuta, non sappiamo ancora se la Turchia entrerà in Europa, ma con questo accordo sicuramente l'Unione Europea sta entrando nella Turchia, nella misura in cui sostanzialmente subappaltando i confini e la garanzia dei diritti fondamentali ai richiedenti asilo lo sta facendo rispetto nei confronti di uno Stato che questi diritti non li garantisce. La Convenzione di Ginevra che garantisce lo status di rifugiato politico è stata ad esempio recepita dalla Turchia con la famosa riserva geografica, cioè la Turchia ad oggi garantisce uno standard di tutele per i richiedenti asilo soltanto se questi provengono dall'Unione Europea. Non ha mai recepito completamente la Convenzione di Ginevra e voi capite bene che questo crea una serie di problemi, da un lato. Dall'altro, il discrimine del 20 marzo che era stato fissato nell'accordo UE-Turchia, e cioè la possibilità appunto di introdurre nel territorio europeo tutti quei siriani che richiedevano asilo a fronte di un ritorno in Turchia di domande di richiedenti asilo che la cui domanda era appunto inammissibile o comunque non fondata, è completamente saltato nella prassi, nel senso che noi abbiamo visto che accedono alla procedura d'asilo in Grecia persone siriane in particolar modo che sono presenti sul territorio greco già da prima del 20 marzo. E quindi da questo punto di vista diciamo la data del 20 marzo è una data che sta lì sulla carta ma che concretamente non opera alcun tipo di discrimine, non ha alcuna rilevanza da un punto di vista giuridico. Così come è da dire anche che nelle ultime settimane la Grecia ha modificato la sua normativa interna per il riconoscimento della protezione internazionale. Perché? Perché cosa è successo? È successo che la Commissione nazionale che valuta le domande di asilo dei richiedenti provenienti dalla Siria ha incominciato a dire che sì, le domande di asilo di alcuni siriani non erano fondate, ma che queste persone non potevano tornare in Turchia, perché la Turchia non è un paese sicuro, perché la Turchia non garantisce i diritti fondamentali come li garantirebbe un qualsiasi Stato europeo. E questo che cosa ha determinato? Ha determinato la reazione da parte della Commissione europea. La Commissione europea, diciamo, è una prassi che conosciamo bene da parte della Banca Centrale in maniera economico-finanziaria. In questo ambito è stata la Commissione a contattare il governo greco e a chiedere una modifica radicale della legge interna, e cioè la composizione della Commissione nazionale che fino in quel momento aveva iniziato a dichiarare che la Turchia non era un paese sicuro doveva cambiare e doveva essere messo dentro la Commissione nazionale, sostanzialmente questa è stata poi la riforma, due giudici amministrativi che quindi rispondessero direttamente alle istanze politiche del governo che a loro volta rispondeva e garantiva rispetto alla Commissione, e un terzo membro. Questo terzo membro, quando noi siamo arrivati lì la legge era entrata in vigore da due giorni, questo terzo membro non si è ben capito se sia l'UNHCR oppure no. Nel senso che la legge non è chiara da questo punto di vista. Quando abbiamo intervistato alcune persone dell'UNHCR hanno detto sì, l'UNHCR è dentro, alcuni avvocati in realtà e anche alcune persone che indirettamente lavoravano per l'UNHCR hanno detto sì, l'UNHCR è dentro questa commissione nazionale. Altre persone direttamente, diciamo che lavoravano direttamente per l'UNHCR invece ci hanno detto che l'UNHCR non era formalmente in questa commissione ma che indicava i nomi delle persone che c'erano. Ora, qual è, al di là del dato tecnico, il passaggio politico della questione? È che modificando la legge in questo modo e accettando l'UNHCR di avere un ruolo all'interno delle commissioni che dichiarano sostanzialmente l'inammissibilità delle domande, l'UNHCR sta avallando politicamente l'accordo UE-Turchia, indipendentemente dalle dichiarazioni pubbliche e ufficiali che sono state fatte nel corso degli ultimi mesi, secondo cui l'UNHCR non prende posizione nel merito perché, diciamo così, istituzionalmente non può entrare a fare delle valutazioni delle leggi degli stati, ma di fatto in questo modo, accettando questo ruolo direttamente o indirettamente, sta avallando questa operazione. Un secondo elemento interessante è che con la modifica della legge greca voluta dalla Commissione europea sostanzialmente si è subappaltato tutta la procedura di riconoscimento della protezione internazionale interna in Grecia all'EASO. L'EASO è un'agenzia della Commissione che si interessa e specializzata in diritto
protezione internazionale. Diciamo, fino ad oggi l'EASO ha svolto un ruolo, come dire, di rilievo statistico e di linee guida da indicare a tutti gli stati membri affinché le procedure fossero uniformi in tutti gli stati. L'EASO sta sostanzialmente, anzi concretamente, sta ponendo in essere le interviste che portano poi al riconoscimento o meno della protezione internazionale. Questo per due motivi. Il primo, perché appunto c'è una, come dire, un ricatto politico da parte della Commissione nei confronti del governo greco da un lato, e dall'altro perché in questo modo sostanzialmente si sta, il governo greco si sta deresponsabilizzando rispetto all'applicazione concreta dell'accordo e delle modalità con cui viene riconosciuto il diritto d'asilo all'interno del proprio territorio. Sostanzialmente è un depauperamento, uno svuotamento della sovranità statale in questo ambito, dovuto anche al fatto che la situazione economica greca è tale per cui il governo greco non ha neppure i soldi per assumere, cosa che invece ha fatto di fatto la Commissione, 50-100 operatori EASO per consentire una procedura d'asilo che, viste le modalità con cui si sta svolgendo in questi mesi, impiegherà almeno un anno e mezzo per garantire l'accesso alla cosiddetta intervista a tutte le persone che in questo momento sono richiedenti asilo sul territorio greco. Questo è, diciamo, un primo quadro, poi magari faremo un secondo giro per approfondire una serie di punti. Quello che vi vorrei evidenziare comunque è che in questo momento l'accordo sta reggendo. Sta reggendo per due fattori, per due motivi. Il primo è che sostanzialmente il governo greco, in questa situazione assolutamente scandalosa dal punto di vista della garanzia dei diritti fondamentali, ha comunque deciso, e quindi poi questo, come dire, è un passaggio per chi parlerà dopo di me, di rifiutare la logica degli hotspot e quindi consente l'accesso alla protezione internazionale, alle procedure internazionali di riconoscimento della protezione internazionale, sostanzialmente a tutti quelli che lo chiedono, da un lato. Dall'altro, perché il confine marittimo tra Turchia e Grecia è sostanzialmente chiuso, ed è sostanzialmente chiuso perché Erdogan lo ha chiuso. E lo ha chiuso, e questo è un passaggio importante che non emerge quantomeno nel dibattito pubblico europeo, lo ha chiuso anche grazie ad un accordo che c'è con la NATO, e la NATO in alcuni punti noi non abbiamo capito se le navi della NATO si trovino all'interno delle acque territoriali di uno dei due stati, perché spesso sulle isole la distanza che c'è tra, diciamo, le acque greche e le acque turche è sostanzialmente millimetrico, verrebbe da dire. Tuttavia noi sappiamo che c'è una forza di interposizione NATO tra Turchia e Grecia, ed è anche molto discutibile, diciamo, il luogo di posizionamento di queste navi, che sembrerebbero, a quanto ci risulta, essere anche, come dire, in violazione degli accordi internazionali e soprattutto in violazione anche di quello che è il controllo e il dominio sovrano delle acque territoriali da parte e della Turchia e della Grecia. Grazie.